Allora, oggi ragazzi parleremo di automotive elettrica. Nello specifico ho appena letto una notizia, ragazzi, che se è vera. E allora, nel governo italiano c'è qualcuno che ha impugnato il retrofit, ragazzi, il retrofit. Il retrofit, cioè bonus per retrofit. È arrivata una bella sfera di luce. Ebbene ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati forse al punto di poter convertire le nostre auto motore a scoppio in elettriche. Perché? Perché qualche giorno fa qualcuno dentro il governo italiano, Parlamento, ha impugnato il decreto retrofit e ha proposto dei bonus dedicati appunto a chi volesse convertire le proprie auto endotermiche in auto elettriche. Un bonus che si stima possa arrivare a circa massimo 3.500 euro e o 60% del totale speso appunto per andare a convertire l'auto. Ma questa era una mia lotta che da tanti tanti anni, se non sai, vai, scorri sotto i video, troverai decine e decine di video dedicati a questo, al retrofit, alla conversione di vetture a scoppio in elettrica. Ragazzi, il problema, allora, possiamo dire che ancora non è niente di certo, anche se passa, viene confermato, viene votato e tutto, è sempre un'esperimentazione, ecco, un esperimento per vedere come la gente agisce e reagisce su questo bonus. Il fatto concreto, io posso dirvi ragazzi che meglio di niente è, perché potrei anche dirvi 3.500 euro sono pochi, perché ragazzi negli effettivi, andando a fare calcoli, 3.500 euro sono pochi, perché se io vado a calcolare quanto mi costa la componentistica oggi, cioè motore elettrico e tutto il blocco della trasmissione per appunto connettere il motore elettrico alla trasmissione originale dell'auto, cioè alle ruote e il pacco batterie, che è quello che costa di più, i controller, regolatori di carica, tutta la varia elettronica di controllo. Ragazzi, costano. Perciò 3.500 euro. Non so in base a cosa loro hanno fatto questo calcolo, perché potrebbe essere interessante anche capire se loro già hanno dei punti di riferimento come kit di conversione, perché che io sappia esistono in Italia dei kit completi di conversione per le auto. Però ragazzi, sono kit che si utilizzano nelle auto storiche, nelle auto piccole, proprio piccole, e non per esempio nelle auto come la mia, che la mia ha una massa vuoto non so di quanto mila chili, cioè pesantissima. Non posso io andare a mettere un motore così e basta, un pacco batteria così, quattro soldi, perché avrò poca potenza e autonomie bassissime. E che cosa mi conviene fare? Non mi conviene, vado e mi compro un'auto elettrica bella e buona a quel punto, perché poi resto a piedi, cioè mi conviene andarla a prenderla bella e fatta con 200, 300, 400, 500 km, 600 km come autonomia. Ora, facendo io qualche mese fa, perché se vai sul canale ragazzi ti ricordo che sul canale troverai decine e decine di video inerenti a questa tematica,
dove vado a diciamo massimizzare l'analisi per ogni settore. Oggi così stiamo facendo un discorso largo in base appunto a questo nuovo decreto bonus che speriamo comunque ci sia. Se io vado a fare un'analisi, un pacco batterie, che è la cosa forse più cara che c'è in un'auto elettrica, oggi innanzitutto non so se andrei a farlo con batteria litio ioni, perché ragazzi negli ultimi anni si sono sviluppate nuove tecnologie, negli ultimi mesi stanno entrando a gamba tesa, sono l'IFE PO4, anche se esiste da tantissimo tempo l'IFE PO4, è una delle più vecchie insieme all'ion chimiche per le batterie litio. Ma un'altra molto importante in cui io vi invito ad attenzionare sono le LTO, ragazzi. Le LTO perché mi piacciono? Perché sono più o meno compatte, anche se una cella, ragazzi, è una ventina di centimetri, una sola cella. Però è anche vero che una sola cella ha 40 ampere ora come capacità, perciò ti diciamo include come se fossero una decina e passa di celle Li-ion da 3005 per esempio. Questo vuol dire che hai una prestazione migliore, perché le LTO hanno altissime correnti di scarica, perciò vuol dire che potenza in meno non ne avrai. Però è anche vero che costano, ragazzi, costano forse più di tutte le altre chimiche che abbiamo visto. Anche perché hanno il contro di queste celle è il voltaggio, hanno basso voltaggio 2,3 volt, invece le Li-ion 4,2 volt massimo. Capisci bene che per fare un 48 volt devi avere circa 20 LTO in serie, e invece come Li-ion bastano una decina e qualcosa, 13 per fare un pacco batteria ad hoc per un'auto. Io stimo che quei 7.000 euro servano senza dubbio, ok? Ma stiamo sempre parlando di un pacco batteria che poi dovrai andare tu ad assemblare, e non so se il fai da te viene incluso in questo, o se ti devi rivolgere presso dei professionisti, delle officine ad hoc che hanno dei kit standard, può essere che ti montano quei kit standard, questo ancora non si sa. Però vedi, anche su questo ora potranno nascere nuovi lavori, cioè retrofit. Io ti porto la mia auto, tu mi fai un preventivo, io scelgo l'allestimento del mio kit, più o meno batteria, più o meno potenza del motore, eccetera eccetera, e da quello io ti confermo il lavoro. Prendo il bonus in base a quanto mi viene, mi può venire 12.000 euro, mi può venire 13.000 euro, tutto inclusa l'installazione, mi può venire 14, 15, forse anche 16.000 euro, perché tutto sta in base al numero di batterie che vai a montare, l'elettronica, la qualità dell'elettronica, la potenza del motore e poi tutto quello che ragazzi ruota attorno. Perciò sono pochi questi 3.005, forse ragazzi per iniziare potevano fare qualcosa in più, magari arrivare a 5.000, che era su 15.000, perché stiamo parlando, ragazzi, che dovrebbe essere un retrofit non di macchinette giocattolo, cioè della mia auto per esempio. Io ho un 1.4 turbo diesel, voglio convertirle in elettrico, io con questi kit lo devo fare. Mi sono tenuto la mia auto perché mi piace, perché è nuova, perché l'ho acquistata da poco, non la butto,
e non vado a spendere 20, 25, 30, 35, 40, 50 mila euro di un'auto elettrica già fatta, pronta e finita. Perciò, a prima, diciamo, analisi, potevano aggiungere qualcosa in più come bonus. Ancora comunque sono parole, ragazzi. Potrebbero anche, volendo, aggiungerlo in un secondo step, un altro, diciamo, altri 1.000 euro, come abbiamo detto 5.000, potrebbero già anche andare bene, perché se io su 15 ne levo 5, ne pago 10, e già io con 10 mi sono tenuto la mia auto, eccetera eccetera, e cammino green. E perché no? Per questo video, ragazzi, è tutto. Se ti è piaciuto, un like, mi raccomando, iscriviti al canale, segui tutti i video che andrò a postare nel corso delle prossime settimane, clicca la campanella, mi raccomando, se no non riceverai le notifiche e non verrai avvisato. In più, un like, ripeto, commenta, fammi sapere cosa ne pensi di questo nostro nuovo bonus, che, ragazzi, è interessante, però da vedere come si svilupperà nel corso dei prossimi mesi, anni. Ciao ragazzi, e al prossimo video.